No, allora la mia prima domanda è rispetto alla formazione di MK, quindi appunto in che condizioni, in che circostanze si forma il gruppo a Salerno, se non sbaglio, e poi a Roma, passaggio a Roma. Allora, è cominciato con un invito preparato da me, messo un annuncio, messo in città, perché l'idea era quella di provare a costruire uno spettacolo direttamente. Avevo bisogno di persone, paradossalmente si è presentato un numero spropositato di persone. L'annuncio era molto selettivo, nel senso che riguardava persone che avessero un'affinità con attività sportive o di arti marziali, pattinatori, mi ricordo, non avevo specificato la richiesta di un performer o di un attore o di un danzatore, però era insomma sufficientemente ambiguo, per cui poi le persone più diverse si sono presentate e con tutta quella quantità di gente non sono stato capace di condizionare subito tutto verso uno spettacolo, e quindi ho cominciato a fare laboratorio e le cose sono nate così. Facendo laboratorio quotidianamente, piano piano si è sviluppato il desiderio di approfondire una ricerca, abbiamo perso il punto di vista sullo spettacolo e abbiamo cominciato a strutturare un centro di ricerca permanente che all'inizio era in luoghi occupati. Ok, a Salerno. A Salerno. Poi così, selezione naturale, da 30 persone dopo un anno siamo arrivati a un numero di 10, 8, e è stato un primo nucleo di lavoro con il quale abbiamo cominciato a creare delle performance, e poi continuando in questa direzione, man mano perdevi qualcuno, perché sono rimaste pochissime persone. E a un certo punto io mi sono spostato a Roma per altre attività e mentre abbiamo già cominciato a fare spettacoli anche in senso consueto del termine, no? in luoghi precisi, e poi Biagio mi ha seguito, è venuto anche lui a Roma, e da lì ricostruito l'attività partendo da noi due. Okay. Poi il nostro coinquilino si è aggiunto. È stato tutto così per avvicinamenti e allontanamenti di persone un po' dettati dalle circostanze della vita più che da una progettualità specifica. Ma a Salerno praticamente riesci a Allora, io mi sono laureato e il giorno dopo ho cominciato questo primo laboratorio, quindi nel 93. Okay. Poi invece a Roma? Sono passati 5-6 anni. Okay. Diciamo che come MK il primo lavoro l'abbiamo fatto nel 98. E poi c'è stato Teatro di 90, soprattutto il periodo di anche lavoro in pelle, eccetera, eccetera. Però c'è stato anche un periodo in cui, per esempio, rifiutavamo di andare a fare spettacoli perché, insomma, l'attività non era così centrale. No, eravamo ancora in una dimensione di su altro, e
poi a un certo punto, ma credo da Ink in poi, da quando abbiamo messo sul duetto, che ha debuttato, non mi ricordo più dove, però insomma che ha avuto un'immediata risposta, allora lì di conseguenza abbiamo cominciato a strutturarci anche rispetto alle richieste logistico, amministrative, pratiche. Sì. E quindi abbiamo cominciato a convertire insomma la maggior parte del tempo a questa attività. Ok. Cioè cerca la sala prove, organizzazione, amministrazione, promozione, eccetera, eccetera. Sì. Però insomma la cosa più interessante di tutto quel primo periodo era la quotidianità del lavoro, proprio la costanza di questa quotidianità, senza un'effettiva necessità in relazione a un mercato, cioè era proprio un desiderio di ricerca interna, che è continuato per un po'. E gli anni di Salerno sono stati soprattutto questo, nell'isolamento, che grosso modo quello che circolava riguardava comunque una tradizione di teatro della fine degli anni 70, e Salerno è stata una città abbastanza vitale, però non facevamo parte di nessun circuito, non c'era un'attività vera e propria, ma c'era una costanza di ricerca quotidiana molto rigorosamente perseguita. E quindi, appunto, mi aggancio a questa cosa perché poi volevo fare delle domande più specifiche su Eink. E quindi Eink è nato in questa situazione qui di laboratorio, tra virgolette, o comunque di ricerca che si sviluppa. Beh, diciamo che secondo me, se adesso così guardando a distanza, Eink è stato un po' è un passaggio, è stata la somma di quel metodo, nel senso che abbiamo accumulato tantissime informazioni utili per definire una metodologia di lavoro, eccetera, eccetera. Però Eink è nato in trasloco, cioè è nato nel momento in cui io e Biagio eravamo a Roma, facevamo anche altri progetti con Alessandra, con Lucia, eccetera, eccetera. Il momento non era così consolidato da un punto di vista della gestione delle nostre vite, eravamo molto precari qui, per cui ecco, è nato sul bagaglio di accumulato nel tempo, però su un'assoluta mobilità. Mi ricordo che una parte del pezzo l'ho fatta davanti all'armadio di una delle case nelle quali eravamo riusciti a traslocare per un periodo limitato, per cui non c'era più quell'assetto a cui eravamo abituati, non c'era quello che sarebbe venuto dopo, e quindi si situa veramente in un periodo di passaggio, e in qualche modo in questa distrazione è venuto fuori tutto il materiale, corporeo, perché è anche un pezzo scritturale, cioè assolutamente definito in ogni dettaglio dall'inizio alla fine per tutti e due. Quindi non facevate le prove? Le facevamo, però erano complicate da altre situazioni, il tentativo di lavorare anche con altre persone, la difficoltà di essersi trasferiti senza il becco di un quattrino, e quindi la difficoltà di riuscire a sopravvivere in case che più o meno venivano affittate o eravamo ospiti, insomma era un gran casino. Quindi no, per capire, non avevate un luogo fisso? No. No. In casa, in sala prove? C'era una sala prove al Pigneto dove lavorava Alessandra e che poi abbiamo utilizzato anche noi. Okay. Però ecco, io le prove di Eink me le ricordo anche in una palestra di Nocera, oppure appunto nel salone della casa, in luoghi di fortuna. Sì. È stato più dopo, che quando è entrato Filippo nel gruppo, poi sono entrate altre persone che sono andate via, poi è arrivata Laura, ecco, da quel momento in poi abbiamo individuato una sala prove in una zona piuttosto lontana dal centro, che per un periodo lungo ci ha ripermesso di
lavorare ogni giorno della settimana, dal lunedì al venerdì, tutte le mattine, e quindi è lì che abbiamo ripreso veramente un'attività costante. quindi affittato. Affittata Sì. sempre. Raramente una sala non è stata affittata. A Roma poi è sempre stato così. In realtà, quando eravamo a Salerno, nell'ultimo periodo il comune ci aveva concesso uno spazio in un centro sociale, però centro sociale inteso che è uno spazio comunale, non un luogo occupato. Nell'ultimo periodo, e anche un assessore per l'inizio dell'estate ci mise a disposizione le palestre di varie scuole, insomma abbiamo cominciato a trovare un canale di comunicazione con le istituzioni. Invece la collaborazione, perché poi nell'INC, non so se sia il primo spettacolo in cui c'è anche la collaborazione di No, non è consiglianti. il primo, è il terzo. Che prima c'è stato Aconcagua, poi un altro pezzo che si chiamava Quartier Mu, che era un quartetto che poi è diventato un duo, e poi c'è stato Inc. E Paolo aveva questo studio di registrazione a Via del Viminale, e anche uno studio in casa, insomma io ho lavorato tantissimo con lui, a stretto contatto, proprio sedia contro sedia, per tanto tempo. Poi in realtà alla fine noi ci siamo trasferiti nello studio, abbiamo cominciato ad abitare lì, per cui la cosa si è ancora più complicata, e con Paolo abbiamo fatto anche MKUltra, Zero Moses, fino ad Addominale Bianco. Poi con Beer Watching abbiamo cominciato a usare musica preesistente, e insomma, poi le cose sono cambiate. E con lui invece come è stata strutturata la collaborazione? Nel senso, provavate insieme piuttosto che lui elaborava delle cose a No, abbiamo parte? lavorato moltissimo insieme al tavolino, ma su un piano di scambio di informazioni. Boh, in un certo senso il mio modo di trattare la musica in quel periodo era molto visivo, e quindi io lavoravo insieme a lui sulla costruzione ritmica, su una costruzione visiva che poteva essere chiaramente percepibile sul computer, perché lui lavorava con dei sistemi appunto con musica elettronica al computer, e la difficoltà stava nel trovare un linguaggio di intervento, lui essendo un musicista puro e io non essendolo per niente, abbiamo trovato così un territorio comune di scontro per lo più. Nel quale proprio assemblavamo e spostavamo i pezzi. Abbiamo fatto un lavoro così processuale di editing molto molto dettagliato, ma molto spesso insieme. Poi è chiaro che lui elaborava le cose in un certo modo, le rimetteva modificandole, però ecco, quello che mi ricordo è che era un lavoro in stretta, strettissima collaborazione, proprio sulla frase, sulla ritmica, sulla qualità materica del suono, sì, sempre con grandissima complicità. Rispondere. Produttore. Rispondo dopo. Sì, no, solo invece se mi puoi proprio descrivere un po' come, appunto, come, vabbè, un po' come è nato, me l'hai detto. Allora, Re Inc. aveva un sacco di informazioni di partenza pretestuali. Era un lavoro su. Vabbè, Re Inc. si riferiva a questa capacità degli inchiostri elettronici, no? Di modificarsi per produrre sullo stesso spazio, della stessa pagina, testi differenti, no? Quindi l'idea che la lettera dell'alfabeto attraverso un inchiostro intelligente si automodificasse a seconda delle circostanze, no?
con un salto logico interessante, era anche riferito ai sistemi oracolari, Sì. cioè al fatto che la produzione dell'oracolo o della sibilla in versi, quindi con una metrica pulita ed esatta, era il prodotto di un delirio, cioè di un delirio Sì. stimolato anche da, così, da sostanze psicotrope. Sì, c'era questo, c'era poi mi ricordo che indossavamo delle magliette con la E, che era anche un simbolo delfico, ma era soprattutto un po' questa idea, questa logica del E, no? Questo e quello, messi uno accanto all'altro e facendo in modo di continuare il più possibile la sequenza di affastellamenti casuali, per cui la qualità del corpo stava nella transizione, no? Nella capacità di passare da un dettaglio all'altro, cambiando completamente l'organizzazione dinamica del movimento, il che appunto produceva una qualità di attenzione, di percezione abbastanza alterata nel corpo, perché richiedeva una fortissima concentrazione, con un Sì. risultato metricamente esatto. E questo era 12 minuti di scrittura E hai anche scritto la coreografia? sul corpo. Sì. Ogni gesto è stato selezionato, quindi è stato possibile metterli in sequenza. Sì, esistono dei disegni. Poi ho smesso di lavorare. Ok. Con la tavolina. Sì. E praticamente questo primo lavoro voi l'avete, perché da quello che ho capito, diciamo, facevate anche altri lavori così allo stesso Ma tempo. c'è stato un momento in Sì. cui eravamo in all'interno di un sistema che faceva riferimento a altro teatro, Sì. però il lavoro che ho cominciato come coreografo è cominciato nello stesso momento in cui è cominciato quello di Alessandra Sini. Ci siamo trovati in alcune rassegne organizzate da loro, per cui ci sono stati anche degli scambi. Io poi ho partecipato ad alcuni spettacoli di Alessandra come performer. Io, Biagio e un'altra persona del gruppo, Carla, abbiamo partecipato al riallestimento di uno spettacolo di altro teatro. C'era Sì. questo movimento qua. Allo stesso Sì. tempo c'era la volontà però far coincidere le nostre esigenze in modo che fosse possibile dedicarsi a tempo pieno poi al make-up. E quindi praticamente avete concepito tutto il lavoro e dopo venduto, insomma, per Sì, essere... assolutamente. Era proprio autosufficiente, autonomo e isolato in un certo senso. Non si faceva proprio riferimento, direi. Le Quindi cose sì. si sono complicate dopo. Però già questo primo lavoro ha avuto una diffusione Questo abbastanza... lavoro sì, ha avuto un impatto molto forte, e ha girato tanto, è andato anche all'estero, colmava delle necessità di vari festival, insomma. Poi la sua vera questione era la durata, essendo un formato ultra breve, durava 12 minuti, è chiaro che andava sempre contestualizzato. Mi ricordo una volta, di Masca, a una rassegna, a un festival organizzato a Forlì, lo hanno considerato, con mia grande felicità, un pezzo della serata intera. E hanno fatto la serata con lui, 12 minuti. Fantastico. Insomma, ed è stato interessante. Che se no, altrimenti è chiaro che lo dovevi includere
un programma multiplo, eccetera. Ma quando ho fatto serata unica era da solo, cioè sì, da solo in un teatro. Ok. Senza. Stasera alle 9 e in durata 12. Ok. E dopo, ma dopo c'era un momento di discussione? No, dopo non c'era niente. Come è stato ricevuto? Non mi ricordo. Ma penso no, male. Ma infatti. È sufficiente, 12 minuti, sono tanti. Sì, quindi allora prima di fare alcune domande invece più generali faccio proprio un salto enorme, quindi sull'ultima produzione, che è del 2011. Cioè intanto il Giro del Mondo, il Giro del Mondo ha debuttato in anteprima. Ok. Quindi una versione particolare perché è stato presentato al Palladium di Roma e poteva essere visto solo dalla galleria, cioè la platea era vuota, l'invaso, il bacino della platea era occupato da fumo, quindi faceva praticamente da filtro fra la visione in galleria e il palcoscenico. Era uno spettacolo sull'idea di lontananza e poi ha debuttato in maniera ufficiale a Torino Danza nel novembre del 2011 ed è tuttora in giro. Sì, sì. Parallelamente però sono nate quattro danze coloniali viste da vicino e Grand Tour, diciamo, progetto, sono tutti progetti paralleli, insomma, che riguardano, sì, anche sì, Speak Spanish riguarda questo ambito qua, questa ossessione così turistica che è cominciata con Tourism, lo spettacolo per la Biennale Danza, prodotto da Biennale Danza. Sì. E invece su questo spettacolo quali sono state le condizioni di produzione insomma, dall'aspetto produttivo? Allora, lo spettacolo ha avuto dei coproduttori invece. Due coproduttori, il progetto ZTL, che è Zone Teatrali Libere della provincia di Roma, per cui i rappresentanti di alcuni spazi occupati romani selezionano dei lavori o comunque invitano dei gruppi a produrre dei lavori che vengono sostenuti dalla provincia, devono avere un debutto naturalmente nella provincia. Ed è la seconda volta che abbiamo questo tipo di sostegno, la prima volta con Comfort e questa volta col Giro del Mondo, e il produttore principale è praticamente il Festival Torino Danza, che ha dato un contributo economico sensibile e anche un periodo di residenza alle Fonderie Limone precedente lo spettacolo. Poi abbiamo avuto delle residenze, una ad Armonia, che di fatto è il coproduttore di quattro danze coloniali, però comunque appunto i lavori non sono distinguibili in un certo senso, e poi una residenza a Biella, dove abbiamo lavorato in uno spazio teatrale, ed è stato il luogo dove abbiamo potuto fare il lavoro di incontro con i due danzatori della Forsyth Company. E poi c'è un contributo di produzione di Interplay, di Natalia Casorati, che ha dato appunto un apporto produttivo, e poi credo che basti, siano questi i partner. Sì, da un certo punto in poi, diciamo da quando la struttura economica, amministrativa, ha preso una definizione precisa anche in relazione al fatto che abbiamo chiesto e ottenuto le sovvenzioni ministeriali, e si entra in una dimensione di giornate lavorative, buste paga, contributi, l'idea di occupare il tempo di una produzione necessita di un adeguamento economico, per così dire, per cui è possibile
fare dei preventivi, dei budget, cercare di rimanere fedeli alla progettualità economica, cioè tutta roba che prima non esisteva, era completamente allo stato brato. Ma era tutto selvatico, nel senso che poi anche la gestione interna delle economie era auto-organizzata, per cui quello che c'era veniva diviso e naturalmente ci sono dei parametri, no, etica del lavoro che vanno rispettati e piano piano abbiamo imparato diciamo, non farci schiacciare dal meccanismo che sottende a tutto questo strano circolo vizioso di contributi che entrano, posticipano, insomma, tutta la storia che tutti sanno. Invece come condizioni proprio di lavoro, come avete lavorato, da cosa è cominciato? Cioè, si è cominciato con la concezione generale dello spettacolo, quindi le prove in funzione dello spettacolo, piuttosto che, insomma, cerco un po' di Sì, no. tracciare l'inizio, se è possibile. I lavori che nascono sempre da una condizione del corpo, che è possibilmente differente da quella precedente, ma non per una volontà di voltare in continuazione pagina, quanto piuttosto perché alcune ricerche si perdono nei meandri di un periodo di lavoro e in qualche modo, no, riemergono con un'urgenza perché non sono state manipolate e comprese, no? Quindi stanno lì con una sorta di punto interrogativo e non smettono di produrre questa domanda, per cui a un certo punto si decide di affrontare la questione e sì, questo corrisponde abbastanza spesso al desiderio invece di contestualizzare la cosa in un orizzonte che non è necessariamente immediatamente conseguente alla problematica del corpo che stai sviluppando. Perché io credo che si possa fare veramente spettacolo su qualunque cosa, no? Non è esattamente lì il punto, e poi come dispieghi la materia, no? Come la organizzi e in che condizione di tempo, di spazio e di desiderio di incontro la poni, è lì la questione. Per cui non è tanto un lavoro sui contenuti, però esiste una tensione che in questo caso è coincisa con il desiderio di rischiare l'apparizione di personaggi, no? All'interno di un lavoro che in genere è basato precipuamente sull'emersione della materia corporea, no? E quindi in qualche modo di affrontare la durata dalla parte del romanzesco, no? Cioè costruire una specie di ipotesi narrativa, mi viene da ridere a dirlo, sì, una specie di ipotesi narrativa subdolamente riferita al libro di avventure, al romanzo con illustrazioni, e il giro del mondo era perfetto, ma più che altro perché mi aveva molto colpito la rilettura che ne aveva fatto Peter in un testo molto bello, insomma, che mi sono goduto, e che considerava appunto la capacità di Verne di aver prefigurato una concezione dello spazio che è attuale, lo spazio del capitale, no? Lo spazio, cioè, che per essere funzionale, deve essere uno spazio morto, cioè privo di ostacoli, per cui la percorribilità, la reversibilità, la connettività di questo spazio la sua caratteristica principale. Uno spazio di questo tipo garantisce sempre un ritorno, così come appunto è necessario per la merce, per la circolazione della merce, per la circolazione del turista. E
E quindi tutto questo, con questa idea del protagonista del romanzo che circumnaviga il globo con una precisa tabella di marcia, rifiutandosi di visitare o di farsi suggestionare da qualunque veduto, paesaggio, accidente o avventura lungo il suo percorso, ma anzi affidando al proprio domestico tutto il carico emotivo dell'avventura di viaggio, abbiamo cominciato a ricontestualizzare le problematiche corporee su un piano che era quello della tracciabilità dell'attraversamento dello spazio, cioè a riconsiderare lo spazio come un luogo veramente problematico a partire dal calcolo della distanza fra i corpi. Quindi diciamo che nel percorso di avvicinamento di un corpo ad un altro corpo succedono cose che possono essere calcolate, inventate, analizzate, ristudiate, che arricchiscono moltissimo la costruzione di un campo coreografico nel quale nulla è dato perché ogni azione è il prodotto di una volontà decisionale relativa alla balistica, alla distanza, alla vicinanza, quindi diciamo a una progettualità legata a questi parametri. In più questa progettualità è allo stesso tempo individuale e collettiva, e per essere collettiva deve implicare la distruzione di ogni progettualità individuale in un progetto comune, per cui appunto è un continuo calcolo scientifico e preciso, basato però sul principio che questa balistica deve contenere dentro di sé la possibilità del cambiamento immediato. Questo proprio da un punto di vista coreografico, cioè un danzatore, anziché presentare o rappresentare o riprodurre o produrre segno, decide, calcola, valuta e di conseguenza agisce. All'interno di questo come si inseriscono le due cose una nella, non so se è una domanda sensata, come si inserisce questo aspetto qui con l'aspetto dell'osare il personaggio, cioè come queste due cose si intersecano? Ma si intersecano con un atto di volontà, cioè nel senso che questa dimensione si carica di ambiguità, perché in realtà mentre sei una macchina calcolatrice, assumi su di te dei significati altri che complicano la possibilità di visione. E ecco, diciamo, la cosa più semplice che mi viene in mente da dire è che il calcolo della distanza e quindi l'avvicinamento o l'allontanamento da un altro corpo implica la questione del malinteso fra due mondi differenti, e quindi automaticamente, allegramente, giochi alla faccenda multiculturale, no? Cioè entri in un territorio minato che riguarda il fraintendimento di progettualità che sono diverse, il gioco di dominazione e sottomissione implicito nell'universo coloniale, e quindi introduci su questo elemento metrico, ritmico, una dimensione di senso, diciamo, della quale utilizzi soprattutto la potenza trasformatrice, nel senso che carichi il corpo di questa dimensione, cioè carichi un campo della fisica di una connotazione da grande impero coloniale, e questo per scatenare in realtà
delle possibilità in più all'interno del gioco della lettura di quello che sta accadendo. E non è mai una situazione che arriva a un controllo totale, nel senso io faccio questo per perdere il controllo. Quindi in un certo senso quando la macchina funziona ne crei uno sbilanciamento perché interessa evolvere quel sistema. E diciamo che il mio modo di procedere in questa evoluzione è quello di renderlo ambiguo, no? E quindi di fare in modo che la produzione di informazioni sia molto ampia e fare in modo che una parte delle informazioni sia di difficile gestione. Questa è un po' come si dice, la tensione diabolica che poi c'è all'interno della creazione, nel senso che c'è sempre una parte oscura che deve agire. Quella parte oscura non si vede, però è quella che agisce poi alla fine. Questa è una delle costanti un po' del lavoro, che è anche un problema, nel senso che a me funziona che agisca. Per molti probabilmente invece funzionerebbe di più se fosse quello il canale di comunicazione. Ma non lo so, non mi tocca. Preferisco che agisca indisturbata. E quindi perciò è possibile ipotizzare, cioè saltare allegramente di nuovo a punti di vista molto differenti sullo stesso oggetto. Per esempio, nel giro del mondo c'è questa questione del golf, no? Non solo per dare al tutto un'aria, come posso dire, da reform club, insomma, no? Ma anche e non solo perché il golf è veramente lo sport che identifica alla perfezione quella traiettoria dello spazio stabilita da verde, no? Cioè è proprio la pallina che deve andare da A a B e deve entrare in buca e lo spazio che la pallina attraversa deve essere appunto il più liscio possibile, sì. E non solo c'è tutta una questione legata allo squilibrio economico, no? Fra paesi del terzo mondo e Occidente, tutta la questione dei campi da golf, dell'utilizzo spropositato delle sorgenti d'acqua dolce, eccetera, eccetera, no? Insomma, è possibile far intervenire in continuazione livelli differenti in modo che il paesaggio cambi abbastanza radicalmente fino al limite dell'incongruo, mentre in realtà il sistema sotterraneo che spinge questa cosa è sempre lo stesso. Ecco, questo è No, rispetto a questo lavoro, appunto, è interessante per me capire come questo sistema, tra virgolette, comunica tra di voi, tra virgolette, come gruppo, perché più o meno le persone sono sempre le stesse, Va in questo e invece con l'esterno, o se appunto come io faccio questa distinzione proprio di collaborazioni esterne, tra virgolette, Ah, di ok. ospiti. Sì, cioè nel senso esiste un nucleo di persone in questo momento che saremo appunto io, Biagio, Filippo, Laura e Lorenzo, Biagio, il musicista, che da un po' è sempre presente, no, alla costruzione di uno spettacolo. È anche vero che da molto tempo gli oggetti che vengono prodotti sia per circostanze particolari, ma anche proprio così per repertorio, tra virgolette,
hanno al loro interno, accolgono al loro interno la possibilità di un intervento dall'esterno e quindi abbiamo stretto una serie di collaborazioni che poi nel tempo si sono ripetute con performer diversi. In questo caso c'era proprio, appunto, siccome la questione era quella di procedere avventurosamente, secondo i canoni appunto di una retorica del viaggio, l'idea era quella di incontrare sul proprio cammino delle persone, dei personaggi, dei performer, e avere la capacità di mantenere in sospensione la qualità dell'incontro originario, no? Per cui il lavoro con Cristina Rizzo, con Roberto Mosca e del Kern della Sì. Foresight Company, ma anche con altre persone che hanno collaborato alla creazione del Giro del Mondo, è stato quello di ripensare l'attività di indagine in sala prove, soprattutto per mantenere sempre vigile e attento questo momento iniziale e Sì. primigenio. Quindi diciamo che per molte situazioni del lavoro, più che la creazione di un design interno alla coreografia, si trattava di impostare una disponibilità a considerare quel momento come una durata comune, con delle regole precise interne, che però non fossero date come disegno dell'azione, ma che quindi fossero soprattutto un lavoro quasi posturale di attitudine del corpo a considerare determinate coordinate e quindi a calcolare in un certo modo per garantire uno sviluppo comune. Questo sviluppo comune evidentemente ogni volta può essere diverso, cioè è soggetto a turbolenza, e quindi mi viene in mente che appunto un altro degli aspetti interni del lavoro è sulla questione della meteorologia, quello di altro discorso, e di conseguenza per forza di cose è anche questa cosa qui che fonda la struttura coreografica che incontra l'esterno, sia appunto in senso di performance esterni, ma anche il pubblico, nel senso che poi l'idea di fondo è considerare come primo elemento il fatto che quello che tu stabilisci e condividi con il pubblico è essenzialmente una durata, cioè una porzione del tempo che passiamo insieme. Ora il gioco è appunto che questo tempo è perturbato da condizioni climatiche incerte, ed è attraverso questo punto di vista che si stabilisce un primo livello di connessione con il pubblico. È tutto incerto, si suppone che lo spazio debba essere senza problemi, in realtà se ne incontrano in continuazione, nell'incaglio, nell'inceppo di questa percorribilità. Succedono delle cose per le quali il corpo assume, assorbe delle immagini, no? E le risputa fuori, ma semplicemente per poter passare appunto allo spazio successivo di questa tracciabilità. E per cui il rischio è, se tu ti soffermi sulla strategia mimetica che il corpo assume per andare avanti e cerchi di interpretarla, probabilmente, no, perdi un punto di vista invece che è più generale su una condizione dello spettacolo che è diversa da quella prodotta dall'insieme delle componenti che formano il suo aspetto romanzesco. Cioè, credo che poi il problema di questo lavoro è che si chiama Il Giro del Mondo in 80 giorni, per cui più di altre volte ho potuto osservare lo scollamento rispetto a una previsione, Previsione. no? Di visione da parte delle persone rispetto poi a quello che succede in scena.
sì, vabbè, si articola in una complessità, insomma, Sì, ma sai, una io... unica linea narrativa, No. non ha un unico punto di vista Però ecco, del faccio genere. fatica a considerarlo criptico o involuto, nel senso che è tutto talmente in evidenza, è quello che è, no? Sì. C'è uno con la mazza da golf e Sì. c'è un altro che danza accanto a un fumo, cioè è quello che è, poi... Sì, è fisico, non è un libro, Sì. è come trasporre Sì, ha a che un fare con... linguaggio con un'altra cosa, quindi non si può mai Non è un tradurre, non adattamento esiste un'altra. visivo di una storia, è proprio Sì, assolutamente no. a sé, è così. Vuoi sapere quanto guadagniamo? Essere sintetico. Sì, se ci sono stati in particolare proprio dei passaggi. Dei passaggi oppure se le cose sono No, la questione cambiate critica, la questione progressivamente. veramente critica, nel senso nell'evoluzione naturale di un Sì. gruppo che in qualche modo è emerso, nel senso che poi adesso si lavora con regolarità, la maggior parte delle persone che lavorano in questo gruppo lo considerano il loro lavoro principale, nel senso che c'è una dimensione anche professionale che ha un riscontro appunto nei numeri. La differenza sta tutta nel riuscire a scavalcare il momento cruciale in cui appunto si allontana la facilità d'appoggio di determinati sistemi che lavorano sull'emergenza e Sì. sull'emergente e ti trovi a dover affrontare la questione della durata, no? Cioè, diciamo, a dare una stabilità di percorso al tipo di ricerca che hai intrapreso con un bisogno differente di strutture e di situazioni a tutti i livelli e Sì. ti rendi conto che in realtà probabilmente il sistema più vitale, ma perché anche quello che produce un consumo più spietato e quindi ha una velocità e una dinamica maggiore, è quello che riguarda l'emergenza. Un livello successivo in questo paese, almeno per quel che mi sembra di capire, è di difficile individuazione, perché una volta che tu sei emerso, non esiste realmente un territorio in cui tu possa, non dico installare, ma comunque appoggiare, no? Quello che stai facendo, avendo abbandonato determinate dinamiche appunto di esposizione e promozione di se stessi, di partecipazione a contesti roboanti, no? Insomma, ci siamo capiti. Il fatto è che non esistendo questo sistema, il, diciamo intermedio, non so Sì, come sì, sì. lo vogliamo chiamare, succede che o spesso ti trovi appunto a ricevere commissioni dal sistema che poi segue, che è quello molto più istituzionale, no? Per cui è chiaro che per fare un lavoro efficace nei termini della sua vivibilità, della sua potenzialità, devi considerare anche il contesto in cui ti muovi. In più, per esempio, arriva la domanda da tutto l'ambito anche istituzionale grosso legato alla formazione, per esempio le esperienze fatte con l'Accademia Nazionale di Danza o con le scuole di teatro insomma, di un certo tipo. Insomma, ti trovi a dover considerare
moltissimi aspetti che non sempre riguardano realmente quello che tu stai cercando di mettere a punto in quel momento, perché diciamo chiedono una risposta che riguarda anche una questione territoriale, esterna invece alla geografia che hai messo in piedi in quel momento. Mi spiego, quindi è. Sì, no, per me, non lo so, come è come se ci fosse, tra virgolette, un sistema di emergenza che è, tra virgolette, aggiornato con i tempi, o più o meno, insomma, diciamo questo. È un sistema che invece è sempre lo stesso Sì, da molti anni, per cui. per cui il difficile è riuscire, diciamo, in qualche modo a inventare l'autorità necessaria per creare quel sistema, invece che deve essere appunto reinventato, nel senso che non capisco perché debba sempre rispondere a dei criteri o a delle richieste alle quali io devo essere sincero, non ho mai pensato come una necessità. A me, formazione, territorio, tutti questi discorsi qua, diciamo, rispetto alla spinta che ho all'interno del lavoro, mi lasciano completamente indifferente. Per cui poi è chiaro che riesci a comunicare con questi sistemi quando i tuoi oggetti hanno dentro di sé sufficiente agio, spazio e mobilità per potersi anche confrontare con quel tipo di richiesta, e molto spesso sei anche soddisfatto del risultato, però appunto in relazione alla tua domanda la questione è che bisognerebbe avere la capacità di reipotizzare questo spazio. Non so esattamente. Sì, uno spazio che è emerso, ecco, già emerso, e questo è abbastanza complicato. No. Dove ti posizioni? La Alla stazione tua Termini. posizione. È la mia risposta standard. Bene. Ok. Dai dell'aereo.